Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, MSC che dice Chiara Ferragni. Eh sì, perché è un tema digitale, non è un tema di costume, è un tema soprattutto digitale. Bisogna per una volta affrontarlo dal punto di vista digitale. Sono a Milano, non a caso è il posto ideale per parlare di questa storia. È un grande equivoco e tutto inizia con un equivoco. Il primo equivoco è il suo primo fidanzato che le ha creato un profilo, le ha creato un blog e ha fatto in modo che lei potesse mostrare la propria vita, che era legata al mondo della moda, una bella ragazza, con atteggiamento e aspetto da modella, che era molto appassionata di quel mondo. E l'ex fidanzato è stato così bravo da fare in modo che avesse tanti followers, perché vedete, allora non era così difficile generare anche più followers di quelli che realmente ti seguivano. Tuttora costa davvero poco. Per avere 1 milione di followers oggi basta veramente qualche migliaia di euro. Allora era diverso, ma non così diverso. E così poi comunicato in modo appropriato ai giornali è diventato un fenomeno. Ai media tradizionali, che non consideravano il mondo online come un posto serio, i giornali hanno detto: wow, online c'è un mondo, ci sono milioni di persone che seguono altre persone, non ci siamo solo noi, parliamone, raccontiamolo. E hanno iniziato a raccontare questa storia. Nel frattempo intorno a lei hanno iniziato a circolare un mucchio di soldi, ma lei ha sempre fatto il suo mestiere. Non è mai stata un'imprenditrice digitale, è stata una venditrice, una modella, ma senza nulla togliere. Semplicemente gli imprenditori digitali sono quelli che creano Instagram, per esempio, non che usano Instagram. Gli installatori di ringhiere utilizzano Instagram e non per questo sono imprenditori digitali. I testimonial, gli influencer, i modelli non sono imprenditori digitali, sono imprenditori del loro settore, della comunicazione, della moda, anche dei talk a volte, pensate ai podcast, ma che usano il digitale, cioè invece di andare in onda attraverso i mezzi tradizionali vanno in onda attraverso il digitale. Ed ecco quindi che dopo tutto quello che ha fatto oggi dal punto di vista della comunicazione digitale, perché è l'unico tema che mi interessa e non tutto il resto, la si responsabilizza sulle scelte di comunicazione. E anche lei è stata quasi convinta che fosse un'imprenditrice digitale, tant'è che ha fatto scelte proprie, ma non è il suo lavoro. Per cui oggi giudicare mediaticamente, digitalmente Chiara Ferragni significa valutarla per quello che è: una venditrice che attualmente ha perso la reputazione. Per capirci, quando la vediamo che fa post sbagliati, foto sbagliate, in un momento in cui un vero imprenditore digitale dovrebbe occuparsi dei problemi della propria azienda, non è da biasimare. Il suo lavoro è fare quello. Gli imprenditori digitali sono altro. E allora se la si giudica come modella, come venditrice, come influencer, è diverso, perché a quel punto dici: beh, è evidente che continui a fare quello, non sa fare altro, quello deve fare. Ecco, questa storia, che è comunque emblematica perché lei ha rappresentato comunque il primo fenomeno italiano, che peraltro è sempre stato italiano, e uno dei suoi tentativi è stato quello di far percepire l'internazionalità, che non c'è mai stata. Facciamo attenzione nel definire gli imprenditori digitali, perché rischiamo di influenzare in modo sbagliato loro e aiutarli a fare errori che non avrebbero fatto, e anche a percepire noi in modo sbagliato quello che in realtà è quel mestiere. E di solito lo fa per terzi. Pensate a chi ha creato Facebook, pensate a chi ha creato Instagram, pensate a chi ha creato YouTube. Quelli sono imprenditori digitali. Anche chi li gestisce, se hanno un'azienda, è un imprenditore digitale. Ma quando uno gestisce se stesso come influencer, come dire, è evidente che è un'azienda, certo, del suo settore. Non è un imprenditore digitale. A Milano fa caldo.